Biellese, territorio straordinario. Oggi vi proponiamo la tabaccheria che è alle mie spalle, ma siamo in Piazza Adua e tra la tabaccheria che noi vendiamo abbiamo alla mia sinistra il bar bistrò del Grande Bubu, che è un'eccellenza per quello che riguarda i caffè, per quello che è le brioche, e da quest'altra parte abbiamo un'altra eccellenza che è la macelleria Zanone, il Grande Luca, e la tabaccheria è qua al centro. Eccoci qua, signori, siamo dal mio amico il Grande Bubu, un'eccellenza del territorio biellese, ma per il caffè, per le brioche, per tutto quello che fa. La tabaccheria è proprio collocata tra questo bellissimo bar che grazie al signor, posso dire Bubu? Sì, certo, che grazie al signor Bubu sta girando la grande, e la macelleria che tra un poco vedremo. Come sta andando il lavoro? Il lavoro va bene, soprattutto la mattina, dove la gente comunque spesso viene da noi e si reca in una tabaccheria sia per il gioco del lotto che per le sigarette, e anche viceversa. Quindi vanno da loro e magari vengono a prendere un caffè, perché poi c'è sinergia tra voi due. Esatto. Signori, al di là del fatto che comperate o no questa tabaccheria, venite a bere il caffè dal Bubu, perché, ma non solo il caffè, tutto quello che lui fa, perché è un artigiano spettacolare del nostro biellese, che è un territorio straordinario, e lui è una persona straordinaria. Grazie. Grazie. E nel biellese, che è un territorio straordinario, non potremmo avere delle eccellenze. Venite, seguitemi, entriamo nella macelleria Zanone, che è una pietra miliare di Piazza Adua. Venite a conoscere Luca, la tabaccheria è proprio nella metà di questi due locali. Venite. Ciao Silvio. Ciao. Buonasera. Luca. Ciao. Signori, allora voi dovete lasciare queste grandi città e la vostra attività a comprare la biella, perché abbiamo delle eccellenze. Luca è il numero uno dei macellai di biella, da lui ci sono solo prelibatezze. Adesso non esageriamo, proprio il numero uno, diciamo che qui è Piazza Adua uno. Ecco. Come va Luca, stai lavorando? Ma sì, ringraziando, sì. Poi devo dire che io è tanti anni che sono sul mercato, su questa piazza, c'erano già i miei genitori, e qui c'è un bel passaggio. Bisogna dire che qui c'è veramente un buon passaggio, mattino, pomeriggio, sempre. Posso dire che è una bella zona, è un buon quartiere. Allora, che voi compriate la tabaccheria o no, dovete venire qua, prendete un caffè da Bubu, poi passate da Luca, prendete qualunque cosa, sono tutti prodotti quasi a chilometro zero, perché quasi tutta roba locale, certo, ma sicuramente, Sicuramente eccellenze. Luca, adesso andiamo nella tabaccheria. Questa tabaccheria lavora? Sì. E ha sempre lavorato. Negli anni ha sempre lavorato. Io sono qui, come ti dicevo, mio papà era dagli anni 60 e ha sempre lavorato. Quello lo posso dire. Allora, signori, macelleria Zanone. Adesso andiamo a vedere la tabaccheria. Grazie, Luca. Ciao. Ciao, ciao a te. Benissimo, andiamo a vedere la tabaccheria all'interno e conosciamo Barbara. Seguite questo video perché potrebbe essere il vostro futuro lavorativo. Venite! Ed eccoci all'interno della tabaccheria e vi presento la bellissima Barbara. Allora, cara Barbarella, partiamo da questa cosa. Da quanto tempo la tabaccheria è vostra? La tabaccheria della mia famiglia a partire dagli anni 70, tanti anni. La tabaccheria, signori, ha un alto reddito e, come abbiamo già detto per altre attività, poi telefonateci, vi daremo tutti i dati. Barbara, perché vendiamo questa bella tabaccheria? La vendiamo con dispiacere, anche se vogliamo, però diciamo che
c'è da lavorare, c'è tanto da impegnarsi e io l'ho sempre fatto, i miei genitori per primi mi hanno insegnato questo lavoro che dà tante soddisfazioni, però diciamo adesso sono diventata un po' più grande e vorrei dedicarmi a un altro lavoro che mi permetta di avere anche un pochino più di tempo libero. Ed è anche giusto, ed è anche giusto. L'ingrediente determinante anche qui, signori, è avere voglia di lavorare. A che ora apri, Barbara? Io apro alle 7 del mattino perché, essendo una zona di forte passaggio e avendo, non so se avete già potuto vedere, accanto il bar, la macelleria, insomma, ci diamo anche una mano l'uno con l'altro, quindi abbiamo un bello scambio e devo dire che a quell'ora lì si lavora. Sembrerà impossibile a tanti, ma in realtà si lavora. E chiudi? Chiudo a mezzogiorno e mezza, io ho deciso di fare una piccola pausa perché insomma ho i ragazzi, i miei figli, quindi da mezzogiorno e mezza alle 2 faccio una piccola pausa, riapro alle 2 fino alle 19.30. Ciò non toglie che poi ognuno con gli orari si possa gestire come meglio crede, si può fare il continuato, si può fare più pause, insomma questo non è vincolante. Certo. Quante persone occorrono a mandare avanti l'attività? Dunque, io direi, conoscendo bene questo lavoro, bisogna essere in due persone. Due persone? Sì. Due persone che si possono alternare, magari, cioè, non due persone tutto il giorno, dalle 7 del mattino alle 7 e mezza di sera, ma organizzandosi ci possono essere anche dei momenti in cui, conoscendo poi il lavoro, avendo dimestichezza, può restare anche per brevi periodi una persona sola. Io frequento questa tabaccheria, ma è difficile come lavoro, Barbara? Quanto tempo per poter imparare? Ma no, non è un lavoro difficile, ma è un lavoro da fare, secondo me, per farlo bene, con tanta organizzazione e tanto metodo, e fare attenzione a quello che si fa, perché comunque si maneggiano tanti soldi, ormai offriamo al pubblico tantissimi servizi e quindi bisogna fare attenzione. Io credo che una persona un po' sveglia nell'arco di un paio di mesi ce la fa benissimo. E in questi mesi saranno affiancati da te, Barbara. Io garantisco il mio affiancamento, perché bisogna anche conoscere i clienti, cioè ci sono tanti aspetti da valutare. Bene. Ah, ancora una cosa, Barbara, facci una piccola carellata. Tabacchi, valori bollati e... coi francobolli, ricariche telefoniche, pagamento di carte prepagate, faccio l'esempio della PostePay che ormai è usata tantissimo, tutte le bollette, bollette della luce, del gas, di tutti gli operatori che ci sono sul mercato, paghiamo il bollo auto, abbiamo un distributore automatico di gratta e vinci e sigarette, vendiamo i gratta e vinci all'interno e tutti i giochi. Super Enalotto, Lotto, 10 Lotto, tutto quello che è l'automatica, quello che è Sisal e tutti i giochi che ci sono oggi sul mercato, ecco. È l'opportunità per diventare gli imprenditori di voi stessi. Avrete un ottimo maestro che vi affianca con anni di storia, l'attività ha un'alta redditività, ma anche qui, come abbiamo già detto per altre attività, fateci chiamare dal vostro commercialista, è la cosa migliore. Voi quello che dovete fare è venire a vedere la tabaccheria, magari affiancare Barbara un giorno, due, tre, per capire come si svolge questa attività. Signori, con quello che sta capitando oggi in mercato, Barbara, primo lockdown, secondo, tu hai perso clienti, no. Hai dovuto chiudere, non no, hai lavorato. Io non ho mai chiuso. Ricordiamoci che questa è una concessione dello Stato e quindi mi sento di dire che mai chiuderà. Perfetto. Quindi questo è un grosso vantaggio al giorno d'oggi. Potrebbe essere, signori, il vostro futuro lavorativo, diventando imprenditori di voi stessi e lavorando per voi, portando a casa un ottimo, ottimo reddito annuale. Barbara, grazie. Grazie a te, Silvio. E al più presto con un turnover enorme di clienti. Bene, lo spero. Grazie a tutti. Buonasera, arrivederci.